Ok, è tempo di iniziare il capitolo della Torre Distorta. Here we go! La Torre Gritnea. E ora scopriremo perché la chiamano la Torre Distorta. Eliana è tenuta qui dentro. Onos Evo. Pare che si stia riprendendo! Abbiamo portato qui la ragazza su ordine di Sua Maestà. Facile, no? Molto, ma molto facile. Poi ci ha dato anche delle altre istruzioni. Non fatela scappare, non fatela ammalare, non fatela uccidere. Più di chiunque altro Sua Maestà dovrebbe sapere quanto è difficile catturare questi uccellini. Ci sono problemi? Chi ti credi di essere? Perché disturbi le mie meditazioni? Sto riflettendo! Sono qui per darti il cambio della guardia. Turno di guardia, eh? Non vedo il motivo di mettere guardie in questo posto. Ma gli eserciti hanno spesso le proprie regole, regolamenti e bla bla bla. Ah, quindi bisogna rispettarle, immagino. Io credo che le guardie siano importanti. Sì, in altri posti forse, ma la Torre Gritnea ultimamente è piena zeppa di veterani. Per non parlare di quei tipacci repellenti, quei tipi feroci, sai. Cercare di scappare da questo posto equivale a commettere un suicidio. Non che ci abbia provato, ovvio. Quindi una guardia è necessaria. Ehi, ma che succede? Chi ha parlato? Ah, sei tu! Importante, dici perché? Beh, se la ragazza dovesse uscire dalla stanza, non saremmo in grado di impedirle di venire uccisa. Oh, hai trovato una lacuna! Ecco il problema di noi tutti. Ci concentriamo su una cosa e dimentichiamo cose fondamentali come... Jesus. Dannazione, ci stanno dando ancora fastidio! Ehi tu, senti, tu stai qui e fai la guardia! Non far uscire la ragazza Irone, hai capito? Te l'avevo detto che servivano le guardie! Ok, non preoccuparti, ci penso io. Bah, sempre quando sono occupato! Finalmente! Mi sa che quel tipo si è caduto un po' fuori dal nido. Sì, in effetti. Ciao, ragazzina Irone. Non devi aver paura, non ti farò del male. Siediti qui e stai tranquilla, va bene? Urdiesi, Ovortim, Evod... Quindi questa è la torre Gritnea, no? Credo di sì. Senti, Ike, c'è qualcosa di strano in questa torre. E cioè, molto strano. Cosa? Avverto la presenza di molti della tribù delle bestie, ma questo... cos'è? Ah, che puzzo terribile! Nella torre ci sono Laguz a cui sono state date delle medicine, sostanze che deformano il loro vero aspetto. Stai parlando dei Laguz che non possono trasformarsi? Come quelli che abbiamo combattuto in Begnon? Sì. Sai quanti sono e di che tipo? Si dice che siano 30. Per quanto riguarda i tipi, ci sono tigri e gatti della tribù delle bestie, e falchi e corvi della tribù degli uccelli, e draghi. Ce ne sono anche dalla tribù dei draghi? Non più di 10, forse. Dobbiamo affrontare draghi come te? Non sono come me, maestro Ike. Sono più forti. Questo non è affatto incoraggiante. Non importa, dobbiamo sbrigarci, presto farà buio. Può sembrare strano, ma noi delle tribù degli uccelli non ci vediamo bene al buio. Triste ma vero. Certo, lo stesso vale per quelli che sono dalla parte nemica. D'altro canto, l'oscurità significa quasi nulla per la mia specie. A seconda di chi affrontiamo, potrebbe essere molto... Gli appartenenti alla tribù delle bestie sono in maggioranza. Questo perché siamo vicini a Gania. Ascolta, ma sei sicuro che vuoi essere dalla nostra parte? Sì, certo. Ecco perché fornisco informazioni. Nasir! Cosa ne pensi, Ranulf? Mia nipote straordinaria, no? Questo non è quello che volevo dire, nonno! Quindi quando diventa buio saremo in svantaggio, giusto? Bene, finché ne siamo consapevoli possiamo fare un piano. Sei troppo calmo per i miei gusti. Questo sarà un... Basta, Ranulf! Non c'è tempo per le lamentele. Dobbiamo trovare l'entrata alla torre. Sì, va bene. 30 Laguz e 10 draghi o meno. Ci è voluto più di quanto mi aspettassi, maledette semiumani. Dannate bestie. Dov'è la ragazza Irone? E la guardia? Ehi là! Guardia! Ragazza uccello!
Non può essere! No! 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 E ora che faccio? Se lo scoprono, sua maestà mi farà a pezzi! Oh no! Oh no! No, 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 non posso dirlo! Pensa, Izuka, pensa! Se solo potesse distogliere l'attenzione da me! Mastro Izuka! Wah! Mastro Izuka, abbiamo un problema! Uno strano gruppo di ribelli si è avvicinato alla torre! Sono tutti armati, signore! Mastro Izuka? Ribelli? Hai detto ribelli? Sì, signore, un gruppo di semiumani e umani! Ah, capisco! Allora dobbiamo dargli un caloroso benvenuto, no? I maghi del generale Hedwin li hanno già sfidati, ma non sono abbastanza. Dobbiamo cercare rinforzi nella capitale. Liberate i selvaggi! Quei mostri? Ma... Non preoccuparti, ho appena dato loro i medicamenti. Sono stati addestrati a non attaccare i soldati di Dane. Molto bene, io... Fallo ora, il nemico non deve entrare nella torre. Sì, signore. Fiu, che tempismo. Ora è il momento giusto per prepararmi alla fuga. Questo Izuka è strano. Boh, forse è strano ma normale in un certo senso. È mondano, no? Sembra una reazione che avrebbe un tizio qualunque. Guarda qui, che trionfo di uccelli, bestie e draghi ci viene ad accogliere. Re dei falchi, questo non è uno scherzo, loro... Aspettate, fratelli, ancora un attimo. Presto vi libererò tutti. Oh. Tibern non è l'unico ad essere in collera. Distruggere il dono che la Dia ci ha dato. Questo crimine non può restare impunito. Yeah! Principe Rayson! Avanti, Ranulf, uniamoci a loro. Dobbiamo salvare Lian il prima possibile. Per il bene di Rayson, soprattutto. I poveri Laguz. Qualcuno oggi morirà per questo. Oh, Tibern! Bene, ok. Penultimo capitolo, eh? Allora, cosa abbiamo di bello da farvi vedere qua? Prima di tutto, nelle mie unità notate che c'è Nasir. Figata, vero? abbiamo un drago in squadra. Nasir, della tribù dei draghi. Un drago di livello 18. Drago bianco, tra l'altro. Se avete visto il finale alternativo del capitolo scorso, chi non batte il cavaliere nero vede comunque Nasir, ma chi batte il cavaliere nero può tenersi Nasir. ed è già a livello 18, quindi è già praticamente al massimo. Vabbè, è un drago e lo userò in questo capitolo. E gli darò anche l'anello che lo tiene sempre trasformato. I draghi in questo gioco sono... potenti, sono molto potenti. Non c'è molta differenza fra i draghi. Cioè, penso che Nasir è l'unico drago non rosso che appare nel gioco. E anche se un drago bianco non è terribilmente diverso dagli altri draghi, vedete che eccelle in praticamente tutto. Cioè, sì, a parte la magia, che non gli serve, perché il suo soffio usa la forza. È il soffio gelato di un drago bianco. Ha solo raggio 1, che non ha molto senso. Quello l'ha messo a posto nel sequel, in cui i draghi possono attaccare anche a distanza. Ma in questo gioco ha solo raggio 1. Ha l'abilità vuoto, che sappiamo già cos'è, e dono idem. Riporta le unità adiacenti alle condizioni normali. Quindi di per sé non ci serve più ripristino, perché... ci basta mettere Nasir in mezzo alle unità che hanno problemi. Però un'altra cosa, se non riuscite a sconfiggere il Cavaliere Nero e fuggite, otterrete comunque un drago in questo capitolo, ma sarà Ena invece. Otterrete Ena, che è più debole di Nasir in tutti i sensi, più o meno. Parte a un livello più basso, arriva a livello 10 invece che al 18. Vantaggi che ha forse sono le abilità che le sue... possono essere considerate più utili, se volete, all'abilità cura, all'abilità miracolo, le stesse che in pratica le stesse abilità che aveva quando era un boss. Quindi può curarsi da solo e può sopravvivere ai colpi letali. Ma di per sé viene considerata inferiore, e anch'io la considero inferiore perché anche a livello massimo non è potente quanto Nasir. E comunque, appunto, per farla arrivare al livello di Nasir
bisogna investire molta più esperienza. E a questo punto del gioco, a meno che non avete tenuto tanta esperienza bonus, non c'è esperienza da dare proprio a nessuno. Vabbè, e questi sono gli unici personaggi che sono... si escludono a vicenda. Se avete Nasir non potete avere Ena, se avete Ena non potete avere Nasir. In questo caso ho ottenuto, penso, il risultato migliore. Poi per questo capitolo abbiamo le solite unità fisse e parte delle unità che ho deciso di portare nel capitolo finale. Non ci stanno tutte purtroppo, ma nel capitolo finale ci saranno tutti. Lascio fuori Folke e Gil, ho deciso per questo capitolo. E mi porto, oh shit, mi porto gli altri. Sono questi qua. Tac tac, niente Gil, Raison, ok. Questi sono quelli che ho deciso di portare. E il team finale sono praticamente questi. Più Folke e Gil. Voilà. Ho cercato di scegliere, boh, andando un po' vedendo le simpatie, ho scelto i più popolari, perché ho scelto quelli fissi, ho scelto Nasir, che mi sembra che è anche obbligatorio nel capitolo finale, ho scelto Largo, Stefan, che è uno di quelli che non ha mai partecipato, ma... ho cercato di un po' equilibrare la squadra. Abbiamo diversi archi, abbiamo... Ormai non potevo scegliere nessun altro mago perché li avete tagliati fuori tutti a parte Soren. Ma abbiamo Mist, che è una buona alternativa comunque, quindi... Vabbè, penso di aver ciarlato abbastanza. Magari potrei dare un'occhiata a... alla mappa. Abbiamo con noi Tibarn, re dei falchi. Che però è un'unità gialla, quindi eviterò di farlo combattere, così non mi ruba esperienza. I nemici sono Laguz, per la maggior parte, forse sono... penso che siano 30. No, no, no. C'è un modo per guardare il rapporto. 29 soldati, mi dicono. Dicono che sono 30. Ina ci ha detto che sono 30. I Laguz. O forse intende 30 fra tutti. Vabbè, comunque arrivano anche dei rinforzi, quindi... E abbiamo per la prima volta degli avversari... Drago. E non scherzano, guardate queste statistiche. 34 di forza, my friend. Non basta un'unità che non sia Ike a tirare giù un drago, credo. Come debolezza hanno la magia del tuono, è vero, ma guardate comunque hanno 26 di resistenza. I am so dead. Beh, diciamo che non è simpatico averne più di uno alla volta contro, quindi cercherò di affrontarli in modo metodico. Qua ce ne sono solo tre, ma sono sicuro che ne arrivino degli altri. Pericolo, questo qua, questo fucking sonno è più pericoloso del solito. Perché siamo in zona draghi. Se ti addormenti e sei alla mercé di un drago, you're fucking dead, probabilmente. E abbiamo Hedwin, che ha il mento a forma di sedere, è il boss di questo capitolo. Ha Dardorex, che è la magia di tuono leggendaria, che otteniamo sconfiggendolo. E ha anche Tempesta come bonus, così può attaccarci da lontano mentre ci avviciniamo. Questo capitolo è davvero... simpatico. Fucking Hedwin. E poi boh, abbiamo unità qua e là. Anche Beorc qua e là, spada runica, asta. Vabbè. Ci divertiremo, no? Ok, si inizia. Bene. Conquista lo scopo, eh? Beh, let's go. Ikor è praticamente invincibile. Perché può contrattaccare a praticamente chiunque. Quindi. E non ci sarà quasi nessun avversario più forte del Cavaliere Nero, quindi. Per ora faccio chiedi, do una meta a Tibarn e lo metto qua a piangere nell'angolo della mappa. Avanzate fino all'area assegnata, Lulz. E lo faccio rimanere qua. Poi Nasir, non so quanto... Oh, fuck, non può attaccare nessuno. Vabbè, lo metto avanti, cioè... Dovrebbe essere potente, no? Gli ho dato la fascia media, così rimane trasformato forever. Sì, è comunque potente, forza... gli scende di 5 la forza. Vabbè, comunque forte. Soren può fare qualcosa, magari. I'm so high. Vabbè, posso usare il vento.
Devo cercare di far salire l'arco di Rolf in questo capitolo. Perché a livello A. Yeah! A livello A e. Voglio che sia in grado di usare l'arco doppio. Perché dubito che troveremo pergamene. Non ne ho più, quindi. Boh. Non ho idea. Stefan! Stefan ha dato la Veg Cutty finalmente, la sua arma. La spada leggendaria. E non è molto potente di per sé, ma ha un sacco di triplo, come potete vedere. Direi che andiamo sul sicuro con Fendi Laguz. Si fa per dire sul sicuro, vedremo. Boom! Ok, abbastanza sicuro. Tornerà utile contro i draghi il Fendi Laguz, ma purtroppo non ne ho molti rimasti. Ho largo con il l'Anti Laguz e l'Asha Laguz. Eden Boyd, anche lui ha la sua. Asha Laguz. Siamo ben preparati, direi. Oscar ha sia la lancia Laguz che la lancia ardente. Poi abbiamo Rolf, che ha un arco Laguz, vero? Sì. Tutta equipaggiamento Laguz a più non posso. Reason ha dato un po' di bacchette così a random. E dovrei appunto controllare un po' il raggio perché... Chi c'è qua? Tigri, falchi, c'è sto tizio. C'è questo... Ah, oh, fuck, non avevo visto sto corvo. Vabbè. Non mi preoccupa troppo. Reason. Stay behind. Ancora gli stivali e sto pensando di darli a Reason. Probabilmente li darò a lui. Perché penso gli altri se la cavano col movimento, o a lui o magari boh a Rolf. Ok. Ta ta ta, addio. Bene, stai lì forever. Perché Boyd e non Soren? Vabbè. Au. Non mi hai neanche fatto chissà quanto. Sei morto in un colpo, Mr. Corvo. Gli unici problemi qua, problemi grossi, sono, penso, le tigri e i draghi. Falchi neanche tanto. Nice. Boom! Anche a te! Devo dire una cosa. Che personalmente sono contento che non mi abbiate riempito tutto il gioco solo di Mirmidonia, Master e Spada. Perché molti giocano così a Fire Emblem. Cioè, vedono che i Master e Spada fanno un casino di tripli e usano solo quelli in pratica. Non per niente sono la classe più comune in questo gioco. E in altri giochi anche. Ce ne sono ben 4 in questo gioco. C'è Mia, c'è Ziark, c'è Stefano e c'è Lucia, quindi... Penso che sia la classe più comune. A parte i maghi, ma i maghi, vabbè, sono un po' diversi fra loro, si può dire, ma... Ok, vediamo come se la cava Nasir. Non so se riesce a doppiare un falco. Oh sì! Oh man! Anche indebolito dall'anellino lì per trasformarsi. Forse Nasir sarà utile contro gli altri draghi. Adesso che ci penso. Però sembrano più forti anche di lui, sinceramente, quindi... Blah! Il gelido alito dei draghi bianchi. Seto Kaiba farebbe pazzie pur di avere Nasir come migliore amico. Rolf. Oh. Con l'arco lungo. Nice. Non lo uccide forse, ma è pur sempre abilità con l'arco. Yup. Boing. Komarov, devi arrivare a S. Sennò, boh, ci arriverà poi in mezzo al prossimo capitolo. Ok, devo stare attento all'ascia letale qua. Ok, può colpire Nasir, ma non è un gran problema. Aiuta. Posso fare una bella... Oh, I'm so stupid. No, che non posso. Perché se adesso tolgo Nasir, cioè faccio ricevi, devo comunque lasciarlo qua. Wow. E adesso ho messo in pericolo Reason. What a mess.
Allora, no, vabbè. Possiamo cavarci. Basta proteggerlo da tutti i lati. C'è nessuno che attacca a distanza, no? Voilà, ora è al sicuro di nuovo. Poi ci tiriamo avanti di qua. La zappa di Brom vive attraverso Nefni, visto che lei ha... come si chiama? Anche lei viene da un villaggio di campagna, quindi mi sembrava appropriato e sensato. Ok, penso di riesco a proteggere tutti così, no? Tutti i più fragili. Sono Mister e io sono scoperti, ma non temo troppo per loro. No, Mister Soren, ma... E Stefan rimani qua, è meglio così. Solo tu? Ok. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ok, let's go. Chi attacca Makalov? Duncan Deagle non rischia di essere... Oh, wow! Falchi? Wow! Yeah! It's raining sunshine, bitch! Quella Duncan Deagle è quasi finita. Devo finire l'arco di Rolf. Oh, scelta sbagliata, figliolo! Look at this! Meow! Scommetto che non te l'aspettavi. Yeah! Ah, invento finalmente. Ok, spero che se mi faccio un triplo non sia troppo potente. Oh, mi spiace. Blah! Boom! È bello avere un drago. Ok, adesso avanzano i gatti, altri falchi. Oh? Che succede sul retro della torre? È un soldato? Wow, questo posto è davvero incredibile! Perché ha portato fuori Lian?